No, ce lamentano molto spesso queste cose. E sputiamo delle volte, ragazzi, proprio della volte la, bambini proprio la strada. Della volte la colpa è dei genitori, però, perché si vede hanno una brutta famiglia. Se vede mio figlio che scende col coltello giù. Ha rischiato di morire il ragazzino di 12 anni accoltellato da un coetaneo in piazza Municipio, nel cuore della movida napoletana. Il suo sabato sera finisce con una corsa folle all'ospedale Santo Bono. È ricoverato con numerose ferite d'arma da taglio, alla schiena, al torace e alle braccia. Non è in pericolo di vita. Per i medici guarirà in 20 giorni. Ai carabinieri sono bastati appena 3 ore per identificare l'autore dell'aggressione, che nel frattempo si era liberato dell'arma ed era tornato a casa per farlo. Hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in questa zona ed ascoltato numerosi testimoni. Il bambino non imputabile è stato segnalato sia all'autorità giudiziaria sia ai servizi sociali ed è stato affidato ai genitori. Pare che non abbia manifestato segni di pentimento. È stato accoltellato uno qua di 12 anni, in petto. Si sono accoltellati 2 ragazzi di 12 anni. Ma avete saputo, cioè, hai saputo perché si sono accoltellati, sai dirmi qualcosa? No, però penso solite cose tra ragazzini qua. Cioè? Si guardano, tu mi hai guardato male, cose così, cose di sguardi. Cioè qua litigano anche per gli sguardi, per una parola di più, ma proprio così è qua. Sono le 22 di sabato, la vittima è appena uscita da un pub e con alcuni amichetti. Sono in 4, hanno mangiato un hamburger, all'uscita incrociano casualmente l'aggressore. I due dodicenni, pur non frequentando la stessa scuola media, si conoscevano. Parte qualche sfottò, non è chiaro neppure agli inquirenti cosa si siano detti. La vittima reagisce, c'è una prima colluttazione, ad avere la peggio è l'aggressore. I due si separano, ma la vittima non fa in tempo a percorrere pochi metri quando viene raggiunta alle spalle dal coetaneo, che lo colpisce ripetutamente con il coltellino, poi fugge via. I ragazzi allertano i genitori, che a loro volta chiamano i soccorsi. È una zona da frequentare da soli. Pericolosa? Pochino.